Ma basta, è solo una pistola per la colla a caldo, basta! All'interno della confezione c'è un sacco di colla, praticamente divisa in 20 tubetti. Dio. Vediamo ora come inserirla. L'ugello è particolare, praticamente è così, specie ferro e sopra c'è una gommina. Non ho capito, cioè il filo lo fa come tutti gli altri, non ho veramente capito che vantaggi dovrebbe dare. Questa invece è una gran cosa, praticamente un bottoncino che spegne tutto. Il grilletto rappresenta la massima efficienza per quanto riguarda i sistemi pistola colla a caldo cinese. Praticamente si muove su e giù e spinge dentro la colla, una roba assurda. Qui vediamo invece una prova pratica finita veramente malissimo. Per quanto riguarda l'imbalsamento del fine, invece, la storia va molto meglio. Come vedete vengono cosparsi uni... Che schifo, dai! Dopo il funzionamento risulta un pelino calda. E meno male che c'era il sistema antiriscaldamento! In conclusione, cosa posso dire? Non sono riuscito a sistemare molto bene la mia cornice, infatti come vedete si è bloccato tutto e adesso è ripartito. Però la pistola sta a... insomma, è una gran pistola a caldo. Fa in... La devo piantare di veri succhetti. Praticamente funziona. Se vuoi che questo tipo di video, cioè review cinesi, diventino una serie sul mio canale, che mi fa molto comodo perché me ne arrivano parecchie, dillo, perché poi me lo scordo e se lo dici magari me lo ricordo e magari l'apprezzi e io non lo so, però insomma scrivilo nei commenti.